Un mese di concerti, conferenze e workshop. Il Piacenza Jazz Fest partirà il primo fine settimana di marzo con numerosi appuntamenti musicali ed eventi collaterali che abbracceranno diversi luoghi della città e della provincia. I concerti prenderanno il via il 2 marzo allo Spazio Rotative con Richard Gagliano per proseguire fino al 5 aprile con il Galà di Premiazione e Fine Festival. L'edizione 2014 è ricca di novità. Un cartellone ricco come al solito, insomma. Diciamo che abbiamo riempito con grandi nomi, come ormai usanza, Piacenza da 11 anni, e anche però di molte attività collaterali che sono un po' il fulcro della nostra attività, insomma, divulgativa, formativa, perché è un modo un po' proprio per creare il festival, creare con il festival un mese di attività, di eventi che animino il tessuto cittadino in tutti i suoi settori, dal carcere dei novati alle scuole, al centro storico, ai centri commerciali e quant'altro. Novità grosse, sono soprattutto questa rassegna Piacenza Suona Jazz. Abbiamo riunito 7 locali che normalmente programmano musica dal vivo e insieme facciamo questa rassegna collaterale di 2 concerti in ogni locale per tutto il mese. Sono 14 concerti collaterali. L'altra novità è che collaboriamo in modo molto stretto con 3 scuole, in particolare il Liceo Cassinari, il Liceo Gioia e l'Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure. Abbiamo individuato queste situazioni perché sono molto affini, diciamo così, a quello che è un po' la nostra mission, il fatto artistico fondamentalmente. E con loro agiamo su diversi fronti, ad esempio quello della fotografia per quanto riguarda sia il Gioia, ma anche l'Istituto di Cadeo, perché comunque Pino Ninfa, questo grande fotografo che, voglio dire, farà questi incontri, andrà a farli anche con i bambini degli elementari. E come sempre il Jazz Fest porta a Piacenza artisti di grande livello. Sicuramente spiccano Bill Frisell, Joshua Redman, per quanto riguarda Gagliano, Diogress. Per altri versi, ad esempio, abbiamo la presenza di un grande scrittore che è Stefano Benni, che interagirà con Mario Brunello, stiamo parlando di un grande del violoncello classico, e di Umberto Petrina alle Rotative il 22 di marzo.